Adoro le torte con la farina gialla, sicuramente molti di voi lo conoscono già, ma io devo essere sincera, l'ho realizzato per la prima volta e me ne sono innamorata. Sto parlando dell'amore polenta, guardate che meraviglia e peccato che non riuscite a sentire il profumo. Oggi ve lo propongo nella mia versione leggermente modificata, senza burro e senza glutine. Scoprite l'idea. Prima di iniziare la ricetta, è mio dovere dirvi che la ricetta originale dell'amor polenta prevede di versare l'impasto all'interno di un particolare stampo a forma scanalata praticamente, no? Non ho la possibilità di avere questo stampo, però possiamo replicare la ricetta utilizzando un piccolo stampo da plum cake come questo. Ok, quindi intanto lo mettiamo da una parte e ci dedichiamo alla preparazione dell'impasto. Intanto all'interno di una ciotola ho già preparato gli ingredienti secchi, ovvero la farina gialla per polenta. Io ho utilizzato una particolare farina gialla molto molto sottile, che fra l'altro mi è stata gentilmente regalata da Emanuela e Massimiliano, che ringrazio moltissimo. Ho utilizzato anche dello zucchero di canna, potete anche utilizzare zucchero bianco se preferite, e fecola di patate, quindi sarà una ricetta completamente senza glutine e la consistenza sarà un po' sabbiosa, molto molto interessante comunque. All'interno della stessa ciotola poi dovremo unire della farina di mandorle, quindi qui ho un frullatore, raccogliamo le nostre mandorle e le frulliamo. Uniamo dunque il trito di mandorle per dare all'impasto un sapore un po' più intenso. Potete anche decidere di tostare leggermente le mandorle prima di frullarle. Perfetto. Aggiungiamo un pizzichino di sale, indispensabile, altrimenti il dolce risulterà insipido. Quindi un po' di sale mettetelo sempre all'interno dei vostri dolci. Mescoliamo. Setacciamo ora il lievito per torta, in modo da togliere tutti i grumetti. Un po' di vaniglia. Molto buona anche la versione con scorza d'arancia e scorza di limone. Nella ricetta di oggi vi suggerisco l'utilizzo di un liquore, tipo un po' di rum, oppure quello che vi piace di più, eh? Due uova. E invece del burro uniamo dell'olio di semi. Io ho scelto olio di semi di mais, particolarmente delicato per i dolci. Mescoliamo il tutto. Nel frattempo preriscaldiamo il forno a 160 gradi. Bene, il nostro impasto è pronto. Adesso lo trasferiamo all'interno dello stampo. Lo foderiamo con un po' di carta forno, anche se non è proprio perfetta perfetta, quindi aderente, fa lo stesso, eh? Che poi comunque mettendo l'impasto all'interno la pasta si livella. Con una spatolina ci aiutiamo, così togliamo anche tutto l'impasto dalle pareti. Impasto pronto da mettere in forno, 160 gradi, preriscaldato mi raccomando, per circa 30 minuti. Il nostro amor polenta è pronto per essere degustato, mi raccomando, prima di tagliarlo lasciatelo completamente raffreddare perché non essendoci glutine altrimenti tende a sbriciolare. Ok, vi faccio vedere anche la consistenza. Quindi un dolce molto molto morbido, perfetto per l'inzuppo. Insomma, un dolce che affonda le proprie radici in Lombardia, ma è buono praticamente in tutta Italia, veramente. Potete arricchirlo con delle gocce di cioccolato, oppure potete anche affondare delle cucchiaiate di marmellata all'interno dell'impasto e vi garantisco che sarà buonissimo. Da Alice My Personal Trainer è tutto, io vi aspetto sempre qui per un'altra ricetta. Bye.